In questo spazio di Progress allora vogliamo parlare di 5G, rinfrescarvi la memoria anche su questa tecnologia, capire che tipo di lavori, di interventi il governo sta facendo sulle reti di quinta generazione, quindi lo stato dell'arte, il punto sulle opere. Una tecnologia dalle tante potenzialità di cui parliamo con il professor Nicola Blefari Melazzi, che è il direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, che saluto e ringrazio naturalmente. Grazie professore, ben trovato. Buongiorno. Ecco, però professor Blefari Melazzi, sempre guardando ai lavori e insomma alle infrastrutture che vanno realizzate, cioè a che punto siamo dal suo punto di vista, considerando che comunque oggi, ricordiamo, ci si appoggia ancora sulla tecnologia del 4G in gran parte? Sì, dunque noi dobbiamo capire cosa significa copertura e oggi provo a parlare con esempi. Che significa ad esempio copertura della rete ferroviaria? In quanti paesi in Italia arrivano i treni? Noi possiamo dire, non lo so, non è il mio campo, che arrivano nel 70% dei paesi italiani e quindi abbiamo una copertura al 70%. Ma è diverso essere alla stazione di Milano, dove c'è un treno ad alta velocità ogni 5 minuti, o in un paesino in cui c'è un treno locale una volta al giorno. Quindi tutti e due questi centri sono coperti dalla rete ferroviaria, ma le prestazioni sono molto diverse. Oggi, come già stato detto, 5G arriva in modalità, diciamo, buona al 10% della popolazione, ma in realtà arriva già oggi al 90% in termini solo di raggiungibilità, quindi del fatto che io vedo 5G sul mio telefonino, vedo il simbolo 5G sul telefonino. Dobbiamo migliorare questo. Ecco, quello che bisogna fare da qui al 2026, anche con i fondi del PNRR, è portare le prestazioni al 90% a essere quelle del vero 5G, quelle che la tecnologia abilita. Ecco, suppongo che anche di questo si parlerà dal 30 novembre al 2 dicembre durante il 5G Italy, che appunto è una conferenza proprio dedicata, organizzata da voi, dedicata al 5G. Dove vi concentrerete, su cosa in particolare? Beh, ci sono tre aspetti, uno tecnologico, uno economico e uno politico. Sul tecnologico in realtà noi ci stiamo occupando come ricercatori di 6G, quindi 5G ormai è definita dal punto di vista di ricerca. Quindi dal punto di vista di ricerca ci concentriamo su quello che viene dopo, sulla generazione successiva. Invece dal punto di vista economico andiamo a vedere gli impatti nei vari settori, perché come abbiamo detto prima non riguarda solo i telefonini, e dal punto di vista politico vediamo quali sono le intenzioni della politica in questo processo. Questo che poi è un esempio di quello che succede a Messina, ma insomma non escludiamo che succeda anche in altri comuni italiani. Che ne pensa il professor Blefari Melazzi? Il rispetto delle regole ovviamente è fondamentale. Peraltro noi collaboriamo con ARPA, Lazio, anche per fare delle misure qui. L'ARPA è l'ente deputato a verificare il rispetto delle regole e vanno rispettate, insomma, evidentemente. No, l'ARPA non si esprime sul rischio sanitario e nemmeno noi, non è il nostro mestiere, no? Noi siamo ingegneri. L'ARPA si esprime sul rispetto dei livelli di legge. Quindi, dei livelli, esatto. Se la legge prevede che non vengano superate certe soglie, l'ARPA va lì e fa delle misurazioni e vede se un certo impianto supera o meno quelle soglie di legge. Cosa sì. C'è Luigi sì. Garofalo? Come per il Covid bisogna affidarsi alla scienza, quindi all'Istituto Superiore di Sanità, dal cui report ho preso proprio questa immagine, questo confronto tra un'antenna 4G e un'antenna 5G. Ebbene, che cosa vediamo? Da un'antenna 4G, quella che vediamo tutti i giorni sui tetti dei nostri condomini, vediamo un fascio di radiazione ampio che interessa sia i servizi sia le persone che richiedono il 4G. Ed è un fascio di radiazione ampio. Un'antenna 5G invece, che è un'antenna intelligente, guardate, ha un fascio di radiazione diretto solo alle persone e ai servizi interessati alla fruizione del 5G. Elga, se tu abiti qui in mezzo e non sei interessata al 5G, non c'hai nessun impatto. Non mi arriva. Non ti arriva, quindi parliamo comunque di un'antenna intelligente che ha un impatto inferiore all'attuale antenne 4G. Quindi a questo punto di vista sono favorevole. Il 5G è più sicuro del 4G, è corretto, assolutamente, professore? Assolutamente sì, mi risulta. Ma intanto vale la pena ricordare che i limiti di emissione in Italia sono tra i minori al mondo e anche paragonati all'Europa. In Europa i limiti sono 70 volte al metro, noi abbiamo 6 volte al metro, quindi sono 10 volte di meno. In potenza sono 100 volte di meno, quindi abbiamo dei limiti molto più bassi che nel resto d'Europa. Come già stato detto adesso, 5G consente anche di indirizzare il segnale. Poi per capire bene,
Il paragone non è del tutto esatto, ma basta pensare alla luce che noi vediamo, no? Infatti si parla anche di illuminare. Un'antenna 4G o 5G deve illuminare il territorio. Quindi le antenne finora illuminavano come un lampione che illumina tutte le parti, 5G riesce come un faretto a illuminare dei punti specifici e anche per questo consuma di meno a parità di bit trasportati, riesce a consumare anche 10 volte meno di 4G in termini proprio di energia consumata. Quindi insomma anche più Bravissima, sostenibile, più sostenibile. visto che insomma di sostenibilità tanto si parla. Allora, siamo in chiusura, grazie professor Blefari Melazzi. Ricordiamo il Grazie. 5G Italy dal 30 novembre al 2 di dicembre a Roma.